nuovissimo video dove per l'ennesima volta andiamo a recensire un nuovo e funzionale aspirapolvere senza fili, questa volta veramente senza filo, non come il precedente. E questo è del brand Odom, credo si pronunci, si legga così, comunque ve lo linkiamo il, come sempre, il link diretto all'acquisto Amazon in info box. Cordless Vacuum Cleaner e il suo numero è BVCS107. Lo troviamo su Amazon per un prezzo di 130-140 euro, prezzo variabile sempre come Amazon. Ok, e praticamente vi facciamo vedere un po' l'aspirapolvere, che eccolo qui, motore, tubo d'allungamento e solita testina piatta con le setole sempre morbide tipo un modello Dyson. Avanti abbiamo, cosa fantastica, i LED che ci vanno a permettere di vedere bene la polvere che abbiamo avanti, tubo snodabile che gira in tutte le direzioni per una presa più efficace. E cosa che troviamo di differenza rispetto agli altri, che premendo il pulsantino a metà del tubo allungabile, il tubo si flette e va anche sotto i letti o i divani, quindi punto a favore che a me piace un sacco. Qui abbiamo come sempre il motore, la batteria estraibile premendo questo pulsantino nel retro, e qui praticamente abbiamo l'accensione touch, giusto? È un LED di 6 che permette di vedere il livello di potenza ma anche il livello di carica della batteria. Accendendolo, più da vicino si può vedere meglio. Allora, accendendo il prodotto si illumina questo schermo che indica il livello di potenza minimo, è indicato con il colore blu. Ci sono 4 bacche che indicano il livello di potenza. Premendo il tasto all'interno del quadrato qui, dell'impronta digitale, il colore passerà al rosso, che significa che è la potenza massima. Spegnendo, si spegne il prodotto, si spegne sempre con il tasto situato in quest'area. Il prodotto ci vuole circa 3 ore. La batteria dura, la durata è molto variabile secondo dell'intensità d'uso. Infatti può variare dai 11 minuti fino ai 50 minuti. La batteria può essere sostituita acquistando, diciamo, sempre su Amazon. E poi, diciamo, questo prodotto ha una potenza di espressione quasi di 18.000 PA. Vedendolo così, sinceramente, per me è il modello che più si rifà al Dyson. Ma adesso vi andiamo a aprire il packaging e vi facciamo vedere tutte le sue componenti. Troviamo il caricabatterie, poi solita stazione da agganciare o a un mobile oppure al muro con un filtro di ricambio per l'aspirapolvere. Dopodiché abbiamo il solito boccuccio angolare per le parti più complicate da arrivare, da attaccare direttamente al motore o con il tubo allungante. Poi abbiamo sempre il classico boccuccio per tessuti che si allunga con le setole e si accorcia per un'aspirazione un pochino più forte. Poi abbiamo le viti per attaccare ovviamente la stazione di base, poi come sempre con le manuali di istruzioni inutili che ve li mostriamo. E adesso praticamente come sempre facciamo una piccola prova d'aspirazione su un pavimento parecchio sporco, dove abbiamo gettato un po' di peli d'animale, abbiamo gettato un po' d'erba e polvere varia, quindi diciamo lo sporco che più comunemente troviamo nelle case. Ok, ora l'accendo, faccio un pochino a velocità minima e un pochino a velocità massima, e questo qui è il grado di sporco che abbiamo a terra. Qui troviamo lo sporco ben visibile, senza sacchetto, e qui come tutti gli aspirapolveri così pratici e maneggevoli andiamo a premere il pulsante per vuotarlo. Allora, questa recensione è sicuramente, per quanto mi riguarda, una recensione estremamente positiva, perché è un apparecchio che funziona veramente molto bene, è quello che secondo me si avvicina di più al Dyson.
ha una praticità molto elevata, e anche questo come un'estensione del braccio. Ha di bello, mi piace tantissimo il fatto che si piega per andare sotto le superfici senza che ci dobbiamo piegare noi, quindi magari può sostituire le scopette tipo Swiffer che arrivano sotto, perché questo qui fa benissimo questo lavoro. Mi piace tantissimo la testina piatta per il pavimento, perché aderisce come nessun'altra, aderisce molto bene al pavimento, e la spiaggia è veramente molto potente, soprattutto in modalità turbo. Ha questo comando touch qui dietro, molto carino, e il design veramente mi piace. Quindi per me è assolutamente positiva, questo lo straconsiglio a tutti. Ha un prezzo comunque intermedio e funziona veramente bene. Quindi ve lo consiglio, e la recensione termina qui. Noi ci vediamo con l'ultimo video per quanto riguarda l'aspirapolvere, che sarà un video di confronto, dove praticamente chi ancora è, diciamo, è un po' in dubbio su quale acquistare e di che categoria si può, diciamo, scrivere un po' le idee. Io vi saluto, vi invito a iscrivervi come sempre, vi mando un super mega bacio e ci vediamo con nuovissimi video.